Ciao super tecnicamente fantastici, una novità in questo video, ma prima like, iscrizioni, campanellina, vi ricordo qua e poi sotto tutti i social per contattarmi, ti rispondo sempre, il link Amazon per sostenere il canale, acquista da lì, sosterrai il canale. Parliamo di un nuovo operatore virtuale in questo momento di guerra e di ferma, c'è una luce, questo E24, e mobile24.it che lancia 4 tariffe, si affaccia sul mercato sotto copertura Vodafone, sotto rete Vodafone, ma una tariffa è molto interessante, non lo si conosce, non ha un sito ancora aggiornatissimo, ha 4 tariffe, però secondo me la partenza è col piede giusto, anche se poco conosciuto, ma incuriosito, ne volevo parlare in questo video. Allora, chi è Mobile 24? Beh, è un nuovo operatore virtuale sotto copertura Vodafone. Praticamente potete richiedere ovviamente dal loro sito la SIM, arriva con corriere spedita in breve tempo. Quali sono le tariffe di questo operatore? Beh, quella che spicca su tutti è la 200 giga, minuti illimitati, 5 sms a 8,99 al mese da qualsiasi operatore e soprattutto anche per i nuovi numeri. Beh, insomma, una tariffa super. Se vogliamo vedere, in questo momento nessuno ti dà 200 giga, parliamo anche per esempio di Veri Mobile 220, ma costa un euro in più, Iliad 150 giga, un euro in più, Rabona ti chiede 40 euro di attivazione quasi, però la tariffa è la stessa, ma invece loro ti danno una tariffa, diciamo, con un'attivazione molto più contenuta di quella di Rabona, è un copia e incolla di Rabona, 8,99, 200 giga in 4G, minuti illimitati, 5 sms, ecco, questa potrebbe essere l'unica nota, però ragazzi, vi dico la verità, ci sono persone che fanno 4 sms al mese, e quelli almeno essenziali, no? Quindi lo sforzo, come dico sempre, Tim, mette almeno 5-10 sms nelle sue tariffe, non li mette mai, almeno 5 sms, la base, un minimo, uno si trova lì, deve fare quei 3-4 sms al mese, li può mandare, ecco, potevano metterne 20 almeno, 5 proprio poco, però vogliamo dire, l'unica pack sono questi 5 sms, non di più, però almeno ci sono anche quelli. 99% di copertura in 4G, per il resto c'è anche la possibilità dell'App Store, del Google Play, dell'applicazione, insomma delle varie cose, si trovi anche sui social. Ecco, è un po' misterioso il sito, è ancora, ve lo dico, un po' da aggiornare, non è molto ricco di informazioni, ci sono le tariffe, adesso vi parlerò anche delle altre, aspettate che vado a vedere un attimino, potete ricaricare ovviamente, c'è l'area personale del sito dove si può entrare, per il resto le tariffe sono, allora, una è questa, un'altra è, adesso ve lo dico perché erano tutte, eccola qua, la eSum 4,90€ al mese, poi c'è la eSmarty 3,50€ al mese e la eBusiness 24, ce n'è anche una per le partite IVA, che costa 12,20. Beh, la SUM 24, 4,90 al mese, 30 giga, 5 sms. Beh, non è male. Anche questa qua, da tutti i numeri nuovi, qualsiasi operatore, bella cosa. E 30 giga, 5 sms, chiamate limitate. 30 giga, 4,90 se uno non esagera, con 4,90 al mese, cioè i suoi 30 giga, i suoi 5 sms, senza vincoli, e ha incluso anche le chiamate illimitate. I costi di attivazione sono di 15 euro fissi, quindi voi avete 15 euro più la tariffa del mese, quindi in questo caso è 19, nel caso di quella da 200 giga 23 euro solo il primo mese, 15 euro non è un prezzo altissimo, lo possiamo accettare, ok? Gli altri stanno nei 10-16 euro, loro prendono quei 5 euro in più, non 10 ma 15, va bene, 15 euro più 8, 23, abbiamo fatto il primo mese, poi dopo abbiamo sempre gli 8,99, ci può stare, non è una cifra esagerata. Spedizione ovviamente della SIM gratuita, quindi nei 23 euro prima, nei 19 euro in questo caso, avete anche la spedizione della SIM inclusa. Possiamo parlare della SUM, diciamo, per un utente che consuma meno giga. Poi c'è la Smart che costa ancora meno, 3,50 euro al mese, 5 giga, 5 sms, 300 minuti, uno che non ha pretese, che gli basta avere i 5 giga, l'essenziale per andare in internet, i minuti essenziali 300 e pochi sms, con 3,50 euro si fa una tariffa, anche questa qua, nuovi numeri e qualsiasi operatore. Quella business costa 12,20, vabbè,
non è una tariffa, diciamo, che riguarda i consumer, però la possiamo analizzare, la e-business 24, 12,20 al mese, 50 giga, 5 sms, minuti illimitati. Non è che sia molto conveniente, ma sulle partite IVA costano di più. Diciamo né infamia né lode. Cosa dire di questo operatore? Beh, conosciamo poco, l'affidabilità, l'assistenza sicuramente sarà ridotta un po' al minimo. È un operatore che ha un sito minimal, che sta lanciando delle 4 tariffe iniziali, non ha un'assistenza ancora collaudatissima, però se volete provarlo come secondo numero, sicuramente la 200 giga 8,99 è una bella tariffa. Addirittura sul mercato è quella che ha il miglior rapporto qualità-prezzo insieme a Rabona, ma con un'offerta più, diciamo, con un costo di attivazione molto molto più contenuti. Quindi un sorprendente lancio dal punto di vista commerciale su questa tariffa, per il resto però molti dubbi, non conosciamo l'operatore, l'assistenza non è ancora collaudata, ci sono dei punti di domanda, però come secondo numero te lo puoi fare, ti puoi fare una portabilità, ti puoi aprire un nuovo numero, provarlo un mese, 23 euro, parti, vedi come va, cavolo, la tariffa è buona, ben vengono operatori virtuali che sparano 200 giga, minuti illimitati, 5 sms, a 8,99 al mese. Sotto Vodafone, comunque, insomma, non ha inventato l'acqua calda, però lancia una tariffa che entra subito in competizione con le prime 4-5. Certo, dietro non ci sono operatori del calibro di Wintra, di Iliad o di Vodafone che possono sostenere, o operatori affermati, più affermati, che come Rabona, come Spusu, che comunque sono già gruppi più forti. Però sicuramente le tre tariffe sono intelligenti, anche quelle da 3,50 e da 4,99, danno i 30 giga, i 5 giga sono buone. Una tariffa per tutti, dalla partita IVA ai privati. Io faccio il mio lancio, ci sto, sono nel mercato, non ti do vincoli, ci sono i limiti di banda, anche qua i 60 mega e 30 mega ci sono, almeno penso siano 30 e 30 o 60 in download e 30 in upload, sotto Vodafone, ok, ti do comunque da tutti i numeri, la cosa importante che mi è piaciuta, nuovi numeri e portabilità. Questa è una cosa importante, cioè dare la possibilità da qualsiasi operatore, io non vado a fare concorrenza a destra, a sinistra, solo a quei due o tre lì di turno, potete venire da qualsiasi operatore a questo prezzo, potete attivare la nuova SIM a questo prezzo, questo è una cosa buona. L'offerta forte c'è, è competitiva subito. Ecco, la cosa intelligente di questo operatore virtuale, che poi magari dura per sempre, 10 anni, un mese, non c'è più, non lo so, io non vi posso, non potete chiedermi tutto, ma quello che vi posso dire è che è poco conosciuto, quindi è una base di partenza, poi bisogna vedere come va. Federmobile, per esempio, ve lo ricordate, no? Ha aperto 3 punti vendita adesso fisici, quindi il suo lavoro piano piano lo sta facendo, non è esploso, ma non è neanche imploso, tra virgolette, sta continuando commercialmente a crescere leggermente, perché le sue attivazioni le fa. Questo è un altro cammino nuovo, ne avevamo recensito uno cinese che è lì che vacilla in Italia, ma c'è ancora. Certi rimangono in un limbo, si accontentano, oppure sono grossi gruppi internazionali, vengono anche in Italia e poi rimangono lì, si accontentano di stare lì. Poi prima o poi vanno, se non crescono vanno, oppure rimangono. Raramente rimangono a lunghissimo negli anni se non crescono, no? Voglio dire, perché poi ci vuole comunque, commercialmente un'azienda deve crescere. Però questo operatore virtuale entra in Italia con queste 4 tariffe all'italiana, ecco, entra all'italiana, to, che tariffa ti do? 8,99, 200 giga, è una tariffa che ha un peso, ha un'intelligenza questa tariffa, cioè non è una tariffa che voi dite, ha una tariffa che non è competitiva. Voglio fare un lancio, lo faccio, però faccio un lancio competitivo, faccio un lancio con una tariffa che va subito all'occhio contro Verimobile, contro Lidl, contro gli altri. Io sono sconosciuto, io non ho quella base lì, dietro di me non c'è una forza come quella lì, non c'è un'assistenza, però ve lo dico, come nuovo numero andate tranquilli, provatelo. 8,99 al mese è un'ottima tariffa, 200 giga, ok, come virtuale, c'è Vodafone comunque come operatore di copertura, di appoggio, ma anche come secondo numero, come primo numero, a me fa subito una portabilità come primo numero, io non la farei perché prima voglio vedere come sei, però ti attivo, poi posso passare comunque il numero, ti porto con un numero nuovo, poi se mi interessa faccio anche la portabilità della mia numerazione principale, quindi si può testarlo, i costi comunque 23 euro, tutto compreso con un mese già incluso, e poi 8,99 al mese su una ricaricabile secca, sono assolutamente alla portata. Quindi se volete chiedere informazioni, comunque Evo 24 mobile, no scusate, E24 mobile, E24 mobile, vi esce il sito e24mobile.it.
sì, minimal, potete richiedere la SIM, l'attivazione. Io vi dico la verità, non ho mai avuto contatti, non li conosco, se si faranno sentire come sempre vi darò informazioni. Ciao e grazie come sempre. Ciao ragazzi.